Dove l'avete presa? Ce l'aveva un ufficiale fatto prigioniero a Yorktown. Ha suscitato subito il mio interesse. Così l'ho tenuta con me. È strano. Non ricordo più il volto di quell'uomo. Posso vederla? Vi comportate in modo strano. Hai ragione. Colpa dei sogni che vengono da questa mela. Grazie a Dio sei qui. I ribelli vogliono attaccare da quando abbiamo attirato Washington al porto. Stanno assaltando la piramide. Non hanno via di scampo, li faranno a brandelli. Devo scendere laggiù. Saresti in grado di riuscirci ancora? Washington ci ha completamente circondati. Terrò alla larga i loro rinforzi. Voi combattete per raggiungere la porta. Indietro, uomini! Indietro! Cos'è questo trambusto? Vostra Altezza, il popolo attacca la piramide. Il popolo? Chi attacca? Io sono il popolo. Sì, mio signore. Io sono il popolo! Ho votato me stesso alla causa della libertà, non lo vedono? Ho sacrificato la mia intera vita per loro. Ho sconfitto gli inglesi. Ho portato la libertà, io! Eppure si ribellano. Questa è follia. Siete il nostro faro, Vostra Altezza. Distruggi le porte! Hai salvato i miei uomini. Ora dobbiamo dividerci e nasconderci in città. Chi sei tu? Radonageddon. Piacere, amico. Ci incontreremo per stabilire un piano.
Sai, amico, non ho mai visto nessuno fare quello che hai fatto tu. Un uomo abile come te sarebbe di grande aiuto al popolo. Il mio scopo è uccidere Washington, il resto non mi riguarda affatto. Non sconfiggeremo mai Washington senza l'appoggio della gente di New York. E la gente cosa vuole? Muore di fame. Potremo avere il loro appoggio se li nutriremo. Ma le riserve di cibo sono in mano a John Fitzwilliams. È l'ufficiale più corrotto in questa città di avi di manigoldi. Portatelo da me e scoprirò dove nasconde il cibo. Assortimento di merci che tengo nel mio umile banco mi strabilierà. Non proseguite oltre, brava gente. Ho tutto quello che mi serve. Ecco Fitzwilliams. Non esiste sanguisuga peggiore su questa sponda dell'Atlantico. Vende cibo a prezzi folli e trattiene il denaro extra per sé. Non mi importa di lui. Vogliamo solo che la gente abbia di che sfamarsi. Comunque mi porterà al suo deposito. Ti darò un po' di cibo se sarai carina con me. Capisci cosa voglio dire? Le tue carote sono marce, specie quella tra le gambe. Williams controlla l'intero commercio del cibo, per Dio. Come diavolo fa? Proprio sul mercato di Washington. Ah, non temere. Il re prende una percentuale su ogni singola carota. Tu? Sì, tu. Io non facevo niente. A Thomas Jefferson serve qualcuno che porti questo cibo a chi ha fame. Per venderlo? Per donarlo. Cibo gratis per i poveri. Io ci sto, amico. Chiama i tuoi amici. Porteremo via più carichi possibili. Sono là. Soldati! Là non posso passare! Colpisci quei barili! Lassù! Non ero certo di cavarmela, ma accidenti, non mi sono mai divertito così. Thomas Jefferson, signori! Questo cibo è offerto dal signor Thomas Jefferson! Thomas Jefferson! Qualche carota e ha ottenuto la loro lealtà.
Cos'è successo? Il mio amico Paul Revere è scomparso 3 giorni fa. Quell'uomo mi ha confermato che sono scomparsi anche la moglie e il figlio. Mi dispiace. Revere era un uomo abile e capace. Cercava di indebolire il controllo dei soldati sulla città. Quartiere dopo quartiere conquistava la fiducia e il sostegno dei cittadini. Prenderò il posto di Revere per rinsaldare la città. Se la gente lotterà con noi, un nuovo capo sostituirà Washington. Questo paese deve essere governato dal popolo. È molto particolare la risposta di Connor che abbiamo sentito pochi istanti fa, perché è la cosa meno assassina che possa esistere. Infatti lui parlava di un nuovo capo e non di una democrazia. Questo perché il DLC, anche se in maniera un po' grezza, racconta come il potere in generale corrompe anche i migliori. Washington, che vabbè anche nel gioco principale non era proprio questo stinco di santo, è diventato un tiranno, mentre Connor con il potere degli viaggi astrali non è più tanto convinto della filosofia assassina, è come se fosse diventato un'altra persona. E infatti, come vedremo più avanti, l'unico modo per uscire da questa illusione sarà proprio accettare di nuovo se stesso. Almeno io l'ho vista così, comunque, scusate, spoiler. Washington sta tenendo un discorso. Cittadini degli Stati Uniti, sono dinanzi a voi con umiltà. Ogni volta che osservo queste terre immense, vedo ognuno di voi soffrire. Già, soffrire e lottare per una vita migliore, un futuro migliore, un'America migliore. Ognuno di voi si sacrifica, si immola per questo grande paese, per la libertà. Perciò umilmente vi dico, il vostro sacrificio mi dà forza e non soffrite invano. Lo so che la vita è difficile. Devastazioni della guerra, carestie, crimini, fardelli imposti dai sediziosi seguaci di Thomas Jefferson. Ma noi abbiamo un grande scopo che ci unisce e ci eleva al di sopra di tutte queste difficoltà. Per noi, la repressione di questi ribelli non è altro che l'assaggio del banchetto che verrà. Cittadini, qui davanti a voi sento i 4 milioni di cuori americani battere in questo mio petto. Per questo voglio annunciare un nuovo grande progetto. Stiamo radunando immensi eserciti. Stiamo addestrando delle potenti armate. Presto muoveremo guerra contro il nostro vero nemico, l'Inghilterra! Invaderemo le loro terre e le irrigheremo con il loro sangue. Sfrutteremo le braccia inglesi per coltivare i nostri campi e renderemo nostre schiave quelle genti. Tutti voi trarrete profitto dal sudore delle loro fronti. La nostra nazione si ergerà al ruolo che le spetta, il ruolo più importante. Siamo il regno più forte, siamo gli Stati Uniti d'America!
Lottiamo per Jefferson! Per la nostra libertà! L'intera città è ormai pronta a insorgere. Almeno abbatteremo Re Washington. Credevo ciecamente in lui quando combatteva gli inglesi. Chi l'avrebbe mai detto? Ora farei qualunque cosa pur di rovesciarlo. È tutto pronto per quando darò il segnale? Ho un uomo al distretto militare. Saprà quali sono i punti deboli. Daremo il segnale d'inizio della rivolta e faremo saltare il loro deposito in un colpo solo. Contro il re e il paese, questi uomini sono stati condannati a morte mediante fucilazione. Facciamola finita. Accidenti a te. Non potevi arrivare prima. Sbrighiamoci a innescare l'esplosione. Sì, beh, ma non sarà facile arrivare a quelle polveri. Per come la vedo io, il piano migliore è dare fuoco a quella torre laggiù e poi farla crollare sul deposito. Io darò fuoco alla torre. Tu sistema i barili di polvere alla base. Dividetevi! Trovate i ribelli! Al fuoco! C'è qualcuno lì dentro? Polveri in posizione. Il nostro piano funziona, amico mio. Le truppe di Washington sono divise. Il palazzo è incustodito. Questo ti sarà utile. Il meccanismo è un po' complesso, ma sono certo che saprai domarlo. Molto bene. Ci vedremo quando avrò terminato. Queste porte sono state forzate.
a chi stavano sparando. Perché questa bacilla? Madre, non hai fermato Washington, ma forse mi condurrai da lui. C'è qualcuno nel palazzo. Sparate a chiunque sbuchi fuori da là! Qualcuno è entrato da qui. Sangue secco. Troppo per un uomo. Thank you.
Madre, è ora che io finisca ciò che tu hai iniziato. Sei tu, finalmente. Comandante Washington, consegnami la mela e ti lascerò vivere. Darti la mela? Lei ti controlla. Ah, è questo che credi? Pensavo di controllarla io. Non avevo mai valutato l'ipotesi che lei potesse controllare qualcuno. Ma forse è così. Sei stato corrotto dal potere della mela. Corrotto? E che ci porta a un'interessante domanda. Tu vorresti che ti consegnassi la mela per salvare la mia anima? O vorresti la mela tutta per te, per controllare l'intera nazione? A governare deve essere il popolo. Non diciamo sciocchezze. È un pensiero assurdo, ma immaginiamo che io sia controllato dalla mela. Perché per te sarebbe diverso? Perché io la userei per il bene di tutti. Possedere la mela è tanto un peso quanto una fortuna. Dimmi, quando scuoti la terra, ti senti forse uno schiavo del popolo? Oppure vuoi diventare il suo padrone? Il popolo vuole che tu cada. Non hai risposto alla mia domanda. Io sono l'unico re qui! Vi ucciderò per quello che avete fatto! Ora siamo in troppo.
Radon Ageddon, sono morto per far cadere Washington, ma ti imploro, non impossessarti della mela. Figlio mio, ho tanta paura per te. I viaggi astrali ti hanno sconvolto. Cessa la tua ricerca della mela. Ti prego, figlio mio, ti... È la tua occasione. Prendi la mela. Prendila! Fallo! Comandante. Prendila. Portamela via, non la voglio. Nessun uomo deve possedere un tale potere. Gettala nell'oceano. Appesantiscila e affondala negli abissi più profondi del mare. Dove siamo diretti, allora? Comandante Washington. Pensavo di essere solo. Mi duole interrompere. Non ce n'è motivo. Sembra che siamo a un punto morto. Temo anch'io. Posso suggerire, comandante, che una repubblica non può certo sopravvivere in un mondo così profondamente travagliato. Domando scusa? Un governo eletto, certo. La guerra aveva questo scopo. Ma perché la nazione prosperi? Perché diventi grande? La debolezza della repubblica deve essere bilanciata dall'interno, dalla forza di un uomo. Un uomo potente, comandante, che... se posso dirlo, risulterebbe nobilitato agli occhi del mondo se soltanto portasse il titolo di re. Signore, credo di potervi rispondere in tutta onestà. La vostra proposta causerebbe il peggior danno possibile alla mia povera patria. Non avreste potuto trovare persona meno incline ai vostri intrighi. Per questo vi scongiuro. Se avete rispetto per la vostra patria, per voi stesso e per i posteri, e magari anche per me, di scacciare questi pensieri dalla vostra mente e di non confessare mai né a voi stesso né a nessun altro sentimenti di cotale natura. Abbiamo finito qui. Torniamo indietro? Sì. Indietro. Andiamo. E così anche Assassin's Creed 3 è concluso. È stato davvero un lungo viaggio rispetto agli altri, ma perché AC3 è un gioco bello lungo. Comunque sono cose, questi video io li faccio più che volentieri, ormai lo sapete. Ringrazio nuovamente tutto il team del Salotto degli Assassini per l'occasione. Noi ci vediamo in futuro con Assassin's Creed Liberation, ma... attenzione, non chiudete ancora il video perché ci sono ancora alcune curiosità e chicche che dovete sapere e vedere.
Innanzitutto, non so quanti di voi sanno che la mela che Connor ha fatto affondare nell'oceano in futuro comunque finirà nelle mani di alcuni presidenti degli Stati Uniti, soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi diciamo che ha rimandato l'inevitabile, un po' come è successo ad Arnaud con la mela nel DLC. Ah no, 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 niente spoiler, niente spoiler. Prima o poi arriveremo ad Assassin's Creed Unity, non preoccupatevi. E invece ecco una bella chicca, una bella sorpresina. Se voi avete guardato l'intervista che abbiamo fatto tempo fa a Riccardo Nisimo Onorato, doppiatore ufficiale di Connor italiano, saprete che gli abbiamo fatto recitare alla fine un monologo che nel gioco è stato tagliato, ma dato che è presente nel libro Forsaken è comunque canonico, quindi io ho preso quel monologo recitato in maniera perfetta da Onorato e ci ho fatto una piccola clip che spero vi piaccia e l'ho fatta appunto per onorare il miglior protagonista che ci sia mai stato in tutti gli Assassin's Creed, almeno per ora e sempre secondo il mio parere. Quindi, ripeto, noi ci vediamo con Liberation e eccovi la clip. Madre, padre, mi dispiace, vi ho delusi entrambi. Avevo promesso di proteggere la nostra gente, madre. Avevo pensato che se avessi fermato i Templari, se avessi potuto evitare che influenzassero la rivoluzione, allora quelli che appoggiavo avrebbero fatto la cosa giusta. L'hanno fatta, immagino. Hanno fatto ciò che era giusto, ciò che era giusto per loro. Per quello che riguarda voi, padre, avevo pensato che sarei riuscito a unirci, che avremmo dimenticato il passato per creare un futuro migliore. Avevo creduto che, con il tempo, sarei riuscito a farvi vedere il mondo come lo vedo io, a comprendere. Ma era solo un sogno e avrei dovuto capirlo. Quindi siamo destinati a vivere in pace. È così. Siamo nati per discutere, per combattere. Così tante voci e ciascuna pretende qualcos'altro. A volte è stata dura, ma mai come oggi. Vedere tutto ciò per cui mi ero impegnato, distorto, scartato, dimenticato. Voi direste che ho appena descritto la storia, padre. State sorridendo, sperando che io pronunci le parole che non vedevate l'ora di sentire, per confermarvi, per dire che avevate sempre avuto ragione. Non lo farò. Mi rifiuto. Anche ora che sono di fronte alla verità delle vostre insensibili parole, perché credo che si possano ancora cambiare le cose. Forse non ci riuscirò mai. Gli assassini potrebbero lottare per altri 1000 anni invano, ma non si fermeranno. Giungere a compromessi. È su questo che tutti hanno insistito. E così ho imparato la lezione, ma in modo diverso dalla maggioranza, credo. Mi rendo conto ora che ci vorrà del tempo, che la strada davanti a noi è lunga e avvolta nelle tenebre. È un percorso che non mi porterà sempre dove voglio. E dubito che vivrò per vederne la fine. Ma lo farò comunque. Perché al mio fianco cammina la speranza, a dispetto di chi insiste a che io torni sui miei passi. Continuo. Questo è il mio compromesso.